Allora, parcheggiando la mia macchina, io ho parcheggiato la mia macchina, stavo scendendo la macchina e ho visto la macchina della signora col suo figlio scendere il bambino dalla macchina e la signora urlando diceva: Davide, 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 il bambino si è appoggiato con la schiena dietro alla macchina. Nel momento che la mamma scendeva dalla macchina, la macchina era in folle, non accesa, era il motore spento, era in folle, è scesa dalla macchina, ma a quel momento la macchina è partita a retromarcia, in folle, e ha tirato sotto il bambino per due metri sotto la macchina, l'ha trascinata per 2 metri. Lei a quel punto cosa ha fatto? A quel punto io ho urlato alla signora di darmi una mano, che lei cercava suo figlio ma era sotto la macchina, da una mano per tenere fermo la macchina che non lo riportava sulla spalla. Quindi lei è riuscito a bloccare la macchina? Sì, bloccare la macchina, e lei, con un aiuto da lei che mi spingeva da dietro, ho sfilato il bambino che era suo, vicino alla ruota, vicino al motore della ruota sinistra. Il bambino arrotolato tutto sotto la macchina, con la testa vicino alla ruota e il braccio sotto la pancia sulla spalla e la gamba attaccata al corpo. Però prima di tirare fuori il bambino mi sono verificato se potevo tirarlo fuori, e allora ho visto che il bambino era, che lo potevo tirare fuori, e poi io ho detto di chiamare il 118 e ho preso il bambino e l'ho steso per terra. Il bambino piangeva, dicevo. Piangeva tanto, piangeva anche quando è arrivato il quelle lì dell'autoambulanza. Del 118. E io ho detto chiamate il 118, chiamate il 118.